Vabbè, direi che ci serve l'arco qui, Lara. Che nessuno lo tocchi. C'è un'altra perdita di carburante. Che cazzo è successo? Sta a fare a 50 anni. No. Bene, chiudiamola. Dopo quell'attacco non possiamo permetterci altre perdite. Ok, ci penso io. Merda. Tieni fermo quel pezzo. Dobbiamo riuscire a fare leva. Merda. L'attacco è fottuto. Qualcuno può darmi una mano? Ecco. Adesso se vedono, adesso non lo vede nessuno. Cazzarola. Allora, quei tre adesso si vedono tutti e tre. Per farli fuori. Perderemo tutto il cazzo di carburante. Innanzitutto questo. Alleviamogli le pene. Come va? Merda. E andiamo. Aspetta, troppa forza. Fai più piano. Questo schifo di affare è completamente arrugginito. Come procede? Non so se riusciremo a bloccare la perdita. Se non funziona, dovremo bloccare il condotto e aspettare una nuova valvola. Non sarà facile trovare pezzi di ricambio qui. Sentito? Vado a vedere. Vai, vai, Gero. Zitto, zitto, devi stare zitto. Allora, vediamo un po'. Ho sentito qualcosa. Vai, vai. Vai a vedere, vai. Morto anche lui, bene. Deprediamoli prima di capire come dobbiamo fare per andare via. Perfetto, Lara, perfetto. Allora c'era questo qui pure. Allora c'è il barattolino, Che altro c'è? Qua. Munizioni. Ah no, munizioni ce l'abbiamo. Guardare come distruggere il serbatoio. Sì, però aspetta un attimo, perché io voglio prima andare a salire sopra, perché qua sopra pure mi sa che c'è qualcosa. Ah, munizioni, no, niente. Allora, deprediamo lui. Torniamo sopra, c'è la lampada. La lanciamo di sotto. E diamo fuoco a tutto. Giusto, Laretta? Vai. Oh no. Oddio, sì sì. Oh no, ma dai. Azzarola. In testa, in testa. Attenzione. Allora, copriamoci, Lara, eh. No, no, non qui. Ma che è entrato qualcuno, no? E dai, eh. Non era meglio che ti facevi affari tua? Maledetto. Ci hai fatto fare pure un kit medico. Ancora propaganda sovietica. La notte non ci impedirà di lavorare. Ok, abbiamo imparato un altro po' di russo. Qui c'era del legno, se non sbaglio, sì. Non c'è nient'altro, ce ne possiamo anche andare, Laretta, via. Via, più veloce della luce.
Un altro accampamento. Cos'è? Niente. Va bene, andiamo all'accampamento, Lara. Constantine è qui. L'uomo che ha tentato di uccidermi in Siria. Eh sì. È violento e pericoloso. E peggio ancora. Sembra completamente invasato. Perso nel suo folle misticismo. Non è il primo fanatico religioso con cui ho a che fare. Ma stavolta avrei dovuto aspettarmelo. Dato che c'è in ballo il segreto dell'immortalità. Alla radio i suoi uomini parlavano di un prigioniero con delle informazioni importanti. Se fosse uno dei nativi che ho incontrato, cosa potrebbe sapere di tanto importante? La Trinità non lo tratterà certo coi guanti. Forse posso riuscire a trovarlo e a scoprire quello che sa. Devo guadagnarmi la fiducia della gente del posto. È vero, è vero. Allora, intanto ci siamo assegnati un punto abilità. E canna levigata. La canna levigata aumenta la precisione dei danni del colpo. Sì. Ok, ce ne possiamo andare, Lara. Tirati su, brava. Proseguiamo. Preso il coniglio. Quell'altro non l'ho preso. Ma ti prenderò un giorno, ricordatelo. Mi spiace, coniglietti, mi spiace molto, ma ci serve la pelliccia, ragazzi. E mori. Ah, guarda sto coniglio, vedi? T'ho preso, eh. Scusami, mi spiace molto. Allora, dobbiamo salire lì. Qui c'è, ci sono le bacche, no. Qui però si passa, aspetta. C'è una cassettina. Diamo un'occhiata a quello qua dentro. Vedi? Mini frigo? Ah, no. Rosario. Questi grani sono molto consumati. Non rimane quasi nulla. Sì. Bene. Mi sa che qui non c'è nient'altro, giusto, Lara? No. Allora, via, vai, saliamo su, vediamo dove, da che parte dobbiamo andare. Se entro da lì mi vedranno, deve esserci un altro modo. Direi, direi. Allora, di qua senza ombra di dubbio, però io volevo prima scendere, no? Perché magari qui sotto c'è qualcosa. Vedi che c'è una cassettina? Ok, nient'altro? Qui? Se non va? No. Ah, aspetta, il barattolino. Ah, peccato, perché hanno distrutto tutto. Se no, tagliavamo proprio alla grandissima. Allora, mo, come si fa di tornare su? Ah, di qua. Semplicemente di qua, Lara. Saltino, olè. Scala e ci caliamo. Discesa rapida. Vai. C'è qualcuno, Lara? Chi è? Oh! Non sparare, non sono tuo nemico. Ah. Ok. Scusa, tu hai ucciso, io te prego. Salve. Chi siete voi? Non c'è tempo per le presentazioni. Se cerchi risposte, ascolta attentamente. Dica, dica. Siamo riusciti a distruggere la vecchia antenna radio, ma possono ancora tenersi in contatto grazie ai ripetitori. Dobbiamo distruggerli. Se mi aiuti, dirò agli altri che possono fidarsi di te. Allora, interruzione di comunicazione. Ricompensa missione Grimaldello. Vuoi accettare questa missione? Beh sì, Grimaldello ce ne sei. Ne occuperò io. Bene, non abbiamo molto tempo. Indicatore missione opzionale. L'istinto di sopravvivenza può evidenziare i luoghi e gli oggetti fondamentali per completare le missioni. Ok. E allora, qui intanto c'è. Io approfitterei. Rot ha deciso che devo imparare a sparare. Ha cercato di insegnarmelo oggi, ma con pessimi risultati.
Ho sempre pensato che nel nostro lavoro bastassero un bastone robusto e un buon paio di stivali. Gli ho detto che sono portato per le parole, non per le armi. Ha riso e ha detto che era curioso di sapere che parole avrei usato per abbattere un bisonte alla carica. Gli ho detto che per questo c'era lui. Lo ringrazio, ma non credo che ci saranno altre lezioni. Rot diceva sempre che avevo ereditato la vista acuta e la mano ferma da mia madre. Quell'estate fui io a imparare a sparare invece di mio padre. Ci ho preso la mano. Forse anche troppo. Ma insomma... Va bella Retta. Allora, abbiamo detto che dobbiamo sabotare le antenne radio che si troverebbero. Andiamo un po', aspetta. Allora, noi siamo qua, va bene. Interruzione comunicazione. Posso mettere il segnalino? No, c'è già. Vabbè. Allora, aspetta, le bacche? Le bacche? No, siamo pieni di bacche. Allora, andiamo a spegnersi radio. Quindi ci stanno i lupi, io prenderei la pistola, sai com'è? Ce l'abbiamo carica? Allora, un'antenna sta qui. Uccidi e scuoia gli animali per ottenere risorse, fabbricare i paraggi. Vabbè, tomba della sfida opzionale in zona. Pure un'altra tomba, madonna quante tombe. Fatemi prima spegnere sta radio, sta antenna qua. Ripetito. Vai Lara. Deve averli installati le trinità. Ok, allora. Ce ne mancano altre quattro, che sarebbero. Una sta lì, credo. Allora, intanto prendiamo sta cassettina, ma... Qui si può salire sopra. Allora, lì ce n'è un'altra, Lara. Ce n'è un'altra, la vedo. Questi segni non sono stati rossi a lasciarla. Forse è un avvertimento. È un trappolone questa, oh. Colpisci i punti deboli delle strutture per distruggere le trappole e spezzare i collegamenti con corde. Spara. Ok, vedo. Vai. Va bene, qui possiamo scendere. Aspetta un attimo, prima facciamo una cosa alla volta, prima le antenne, Lara, eh. Se no poi. Allora, questa è un'altra antenna. Vai. Bene così. Ah, no, sta di là. Un meccanismo piccolo e intricato. Fatto di pezzi di metallo e altri detriti del Gulag. Deve esserci voluto molto tempo per raccogliere tutti quei pezzi. Sì. Allora, ce l'abbiamo alle spalle l'antenna, eccola qua. Quindi dobbiamo solo scendere. Scendi, scendi, Laretta, vai. Vai, olè. Ok, vai. Due. Perfetto. Allora, qui c'è una cassettina. Lì c'è una grotta, per esempio. Munizioni, cassettina. Qui c'è un frigorifero, vai. Componente per arco compound. Allora, qui si sale. Perché si sale? Ah, perché ci si può calare poi. E, ma visto che siamo qua, vogliamo andare alla grotta? Ah, non si può andare. Attrezzatura insufficiente. Per proseguire sono necessari esplosivi di qualunque tipo. Perfetto. Niente, niente da fare, Lara. Allora, per uscire da qua, credo che dobbiamo per forza No, no, ho detto una cavolata. Allora, altra antenna ci serve, sta lì. Andiamo da quella parte e disinneschiamo quest'altra antenna. Si una ghiaccio e si scivola, Lara, eh?
Le bacche siamo pieni, abbiamo detto. C'è Bambi, attenzione. Questa potrebbe essere una cosa. No, scoiattolini, no, dai. Pareti scalabili, sì. Devo riuscire ad estorcere altre informazioni al prigioniero. Se dovrà farlo Konstantin, non sarà per niente felice. Faremo più pressioni. Lui ha chiaramente una certa esperienza con le tecniche di interrogatorio. Crediamo che sia il leader dei discendenti. Deve sapere qualcosa della sorgente divina. Scopri i suoi punti deboli. Inventami qualcosa. Questo prigioniero. Forse posso trovarlo. Ok, allora dobbiamo disinnescare quella. E quindi scendiamo la vetta, va? L'ultima antenna, vai. Ah no, non era l'ultima. Eccola l'ultima. Da dove ci arriviamo però? Aspetta. Vai di là. Qui c'è una cassettina. Allora, dobbiamo scendere. Per forza, vai. Oh, lupi, 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 lupi. Lupi, 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 lupi. Accidenti, se sono aggressivi, eh.